Infatti. Allora vado, eh sì, giustamente c'è il microfono. Buongiorno a tutti, grazie per essere venuti qui a questo seminario sul neuromarketing con Manlio Castagna e ringrazio anche chi è in diretta streaming. Questo è il secondo appuntamento che è Teatro Sospeso con altre partnership, e vi farò l'elenco delle partnership a breve, ha organizzato vincendo questo bando regionale di laboratori dal basso. E quindi ringraziamo comunque l'ARTI, che è l'agenzia che ci sta seguendo per questo progetto. E ringrazio anche le partnership, e siccome sono 6-7, meglio che le leggo, chissà dimentico qualcuno. Allora, abbiamo in primis Fotogrammi SNC con Leonardo Salvemini che ci sta dando un supporto con foto e video. Poi abbiamo l'Associazione Palazzo Bianchi che ci ha ospitato nel primo seminario con Vito Palumbo. Quando abbiamo fatto il primo modulo di questo seminario, trattava dallo script al set cinematografico, dal montaggio alla proiezione in sala. E l'abbiamo tenuto a Trani, perché comunque era un bando dove potevamo utilizzare anche associazioni non solo di Andria, ma anche limitrofe. Poi abbiamo avuto anche ovviamente il luogo che ci sta ospitando qui, che è l'Officina di San Domenico, e la società che ovviamente gestisce, che quindi ci ha fatto da partnership, è il Social Service, Società Cooperativa Sociale. Poi il FIOF, la Federazione Italiana di Fotografi. E infatti potete notare come sulla destra, quando siete entrati, ma mi sa adesso anche sulla sinistra, giusto? Ci sono altre due fotografie, sì, ci sono delle stampe di fotografie, sono tutte fatte da un socio del FIOF, che è il dottor Lattanzio, e quindi quando comunque poi uscite o entrate potete visionarle, trattano del teatro. Questo infatti è un progetto. Il titolo è Dal teatro al cinema, formazione e imprenditorialità. Noi come associazione Teatro Sospeso siamo un'associazione che trattava essenzialmente teatro di prosa. Però siccome all'interno dell'associazione con Annalisa, Mariangela, chi tratta danza, chi tratta grafica, chi insomma tratta musica, Leo poi tratta cinematografia, ci stiamo aprendo ai vari settori della cultura. Riprendo un attimo, perché ho tante di quelle notizie che sicuramente ve le sto dicendo in modo confuso, però non fa niente. Poi abbiamo come altre partnership che ci hanno sostenuto in questo bando, allora l'Associazione di Promozione Sociale L'Altrove, come associazione culturale che ci ha dato una partnership per quanto riguarda la comunicazione di questo evento. Abbiamo anche il CSA SRL che ci ha permesso di affiggere manifesti, stampare locandine, e i LED che sono per la comunicazione, e poi abbiamo anche l'Associazione Culturale Puera Pulie che ha contribuito con la comunicazione di questo evento. Spero di non aver dimenticato nessuno. Allora, quindi il primo appuntamento l'abbiamo tenuto con Vito Palumbo, che è un regista montatore che ha girato un film a Hollywood e ha fatto questo percorso dall'idea di scrittura alla vendita del film nelle sale cinematografiche. E come secondo appuntamento avevamo pensato di capire come al meglio vendere un prodotto. E quindi ci è venuto in mente, tramite anche Leo che aveva questa conoscenza con Manlio, di chiamare il vice direttore artistico del Giffoni Film Festival. E abbiamo detto, sicuramente capirà come dobbiamo fare a vendere un prodotto. E quindi questo secondo appuntamento, sia oggi che domani, lo terrà lui. Adesso lui si presenterà un minimo per conoscersi con voi. Invece la settimana prossima avremo l'intervento di Vincenzo Cipriano, che è il direttore organizzativo del Kismet, e terrà un seminario per quanto riguarda la burocrazia del settore dello spettacolo, le assunzioni per gli artisti. Tant'è che la sua, uno degli argomenti, il titolo che lui dava, Sono un artista e di lavoro che fai? Questo è un bel titolo che a me piace, perché come mestiere il settore del teatro, del cinema e della musica a volte non viene considerato come mestiere.
Per quello abbiamo partecipato a laboratori dal basso per poter cercare di capire come essere il più professionali possibili in questi settori, perché la difficoltà anche nostra è a volte quando ci chiamano associazioni culturali non sanno nemmeno come assumerci e a volte poi ci troviamo a non avere quello che dovremmo avere, come artisti parlo. E, vi prego di silenziare i telefonini perché siamo in diretta streaming e, in modo tale che non ci sono interferenze. E lascio la parola a Manlio e quando volete fare domande me lo chiedete che vi porto il microfono. Grazie. Grazie. Ciao a tutti innanzitutto, buongiorno. Mi annoia sempre molto parlare di me, quindi non lo farò. Tra un po' cerco di dire quello che faccio, ma io credo che voi siete qui oggi non tanto per sapere chi sono, ma a cosa servono queste due giornate. Diceva giustamente Domenico, questo microfono mi crea un po' di disagi mentali. Ho scoperto da poco che diventerò padre, quindi il mio disagio mentale è maggiormente acuito in questi giorni, sono abbastanza confuso. Grazie. Ha frutto mia moglie, io... o sta facendo tutto lei, io, precedentemente. Ok, sì, di cosa parlavo dopo il parto? No, non sono ancora arrivato al parto. Cosa facciamo in questi due giorni? Ora, diceva Domenico, parleremo di come vendere un prodotto. Credo che sia un po' riduttivo dire come si vende un prodotto, anche perché voi non siete dei commercianti. Quello che faremo in questi due giorni è cercare di capire semplicemente come si fa, come si può comunicare meglio, come si può conoscere l'altra persona tanto da poterlo persuadere a fare quello che noi vogliamo. Detto così sembra un po' manipolativo, ma non lo è. Io ho sempre creduto una cosa che da sempre mi attanaglia il cervello. Noi studiamo tantissime cose, storia, geografia, servizi sociali, lingue, tutto il resto, e ci dimentichiamo però fondamentalmente che per fare tutto questo andrebbe studiato l'essere umano innanzitutto. L'essere umano nel suo modo di vivere, nel suo modo di comunicare fondamentalmente, anche gestualmente. Ora, tutti quanti voi in questo momento state esprimendo qualcosa, sia con il vostro volto, sia con il vostro guardare o stare seduti, ma anche con i vostri gesti. Guardavo prima lui, per esempio, che mentre parlava Domenico si toccava il mento, in un classico atteggiamento. Ti chiami tu? Sì. No, però io il microfono. Grazie. Un fantasma che... Così è meglio? Sento molto più Carlo Conti. Anche il gesto che ha quella ragazza in questo momento di stare a braccia concerte, così come lei, così come Michele, che si regge la testa. Ognuno di questi gesti sta dicendo qualcosa. Piccola parentesi. Che significa il gesto, per esempio, di stare a braccia concerte? Ecco, di stare così. Allora, tutti quanti dicono subito chiusura. Invece no. Questo è un vecchio modo di pensare sul corpo. Questo gesto di tenere le braccia concerte è un gesto di propriocezione, si dice, cioè un gesto per sentirsi. In qualche modo, cosa sta dicendo il corpo? Tu ti chiami, scusa? Simona. Nome bello di mia moglie. Il corpo di Simona dice in questo momento che lei ha una stanchezza di fondo, ma cerca di stare attenta. In quel momento in cui noi stiamo a braccia concerte, cerchiamo di sentirci, di far sentire al nostro corpo che siamo presenti. Quindi Simona, Gilda, sono tutte persone che in questo momento esprimono una stanchezza di fondo, che però è supportata in qualche modo dalla loro voglia di stare attenti. Così come Michele in questo momento è molto attento, perché ha questo gesto tipico di chi si sorregge la testa per poter sentire meglio. Ma di gesti, se volete, ne parleremo dopo, più in là. Però per dire che questo corso, anzi il corso è anche brutto, questi due incontri, in qualche modo cercherò di portarli a... Come posso dire, ad avere come funzione quella di conoscere un po' meglio come funziona il cervello e l'essere umano, e quindi la comunicazione di conseguenza. Voi avete mai sentito parlare di neuromarketing? No? Bene. Qualcuno ha sentito? Sì. Cos'è neuromarketing? Meno. Perfetto, proviene dalle neuroscienze, benissimo.
anche dalla PNL, anche. Benissimo. Allora, il neuromarketing fondamentalmente, non farò qua una lezione, quindi cerchiamo di divertirci, non dovete prendere appunti o cose del genere, sarà molto interattivo. Il neuromarketing lo dovete considerare una sorta di arte, di scienza, nuovo, una nuova branca del marketing, che si occupa di capire come funziona il nostro cervello, come noi prendiamo delle decisioni, perché noi quotidianamente prendiamo decisioni di qualsiasi tipo, anche voi che fate anche sociosanitario, quindi avete a cura delle persone. Lo sollevate da terra? Com'è l'approccio? Ah, tu vorresti essere aiutato? Ecco, vedi, ti stai avvicinando molto al concetto del neuromarketing. Ti chiami, scusa? Gianni. Che significa non vuole essere aiutato? Mi interessa quello che dici, ma in che senso? Che magari vuole dei soldi. Mm-hmm. Questo è anche interessante, la parola concreto è molto interessante. Voi come la cambiereste questo cartello? Cosa ci dovrebbe essere lì dentro che non c'era, che non attira le persone tanto da far mettere dei soldi lì dentro? Una necessità. Per esempio, io ho fame. Ok. Ho bisogno di un euro. Ok. Non innesca il processo di identificazione. Molto bravo. Molto bravo. Non c'è identificazione. Allora cosa potremmo fare per identificare? Ho fame, aiutatemi, però è ancora generico. Parla di sé, parla di lui. E noi diciamo, vabbè, ci spiace, io ce l'ho. Già questo si avvicina molto, effettivamente. Tu era davanti a un ristorante. Sì, sì. Tu puoi mangiare, io no. Ci siamo. Ti chiami? Nunzia. Nunzia. Qualcosa che ha proprio sulla. Questo è molto interessante, anche questo. Cioè incominciare a far entrare l'interlocutore. Vogliamo vedere cosa c'era scritto su quel cartello? Prima. Ti chiami, scusa? Giovanni. Giovanni, ci siamo. Il messaggio era questo. E se tu fossi affamato? Molto semplice, molto diretto. Ma c'è qualcosa in questo cartello che spingeva la gente a dare dei soldi in quel momento. Che cosa spingeva la gente a dare dei soldi? Scusa? Quella. Il sentirsi lì. E se tu fossi affamato, innesca qualcosa in noi che ci permette in qualche modo di entrare in contatto con quella persona. Tutte queste due giorni di corso, di incontro, cercheranno di spiegare un po' meglio perché questo cartello funziona rispetto a quell'altro. È molto semplice quello che facciamo in questi due giorni. Ma cerchiamo di capire cos'è questo tu, questa medesimazione che ci permette di entrare in contatto con quella persona rispetto al cartello di prima. E se tu fossi affamato. Una proiezione. Però dobbiamo capire. Tutto quello che dirò in questi giorni, per favore, mettetelo in dubbio. Non sto dicendo delle cose da guru. Tutto quello che dico, cerchiamo di capire se ha una logica. Se non ha una logica, non funziona. Quindi cerchiamo di capire perché funziona. Allora, ora farò una brevissima panoramica, ma veramente molto breve, su come funziona il cervello. Quindi non vi spaventate, non è niente di noioso. Però noi in generale siamo portati a pensare che il cervello è diviso in due emisferi. Giusto, lo sappiamo. Non è che siamo portati a pensare, è così, è diviso in due emisferi. Uno che si occupa più della parte, diciamo così. Sapete come funzionano i due cervelli? A specchio. Questa. Uno più razionale, l'altro più. Si dice che. Cioè, anzi, è studiato che funziona in questo modo. Ora però dimentichiamo un attimo questo concetto e dobbiamo pensare che il cervello fondamentalmente è diviso in tre parti fondamentali. È diviso in una neocorteccia, il sistema limbico e il complesso rettiliano, o il cervello antico, il cervello rettile, diciamo così. Cos'è che ci divide dagli animali? Quale di queste tre parti del cervello si separa dagli animali? Secondo voi? La neocorteccia, solo noi l'abbiamo, solo noi la sviluppiamo nel corso del tempo. Ora cerchiamo di capire un attimo questi tre cervelli come funzionano. Ripeto, sarò molto breve, però ci serve capire come funziona il cervello per capire che tutto quello che facciamo, anche per esempio quando noi vediamo una persona e diciamo quella persona mi fa schifo a pelle, o non mi piace, vi capita, no? Dire non mi piace a pelle quella persona. Ma che significa non mi piace a pelle? Vi siete mai chiesti cosa significa questa parola?
Voi vedete, state lì in discoteca, c'è un ragazzo, tutto che si muove in maniera come un rettile, appunto, un serpente, lo vedete e a pelle non vi piace, mentre un altro che sta lì, misterioso, con un bicchiere di vodka in mano, vi piace subito. Dobbiamo capire perché quello non ci piace e quello sì. Allora che significa che una persona ci piace a pelle o meno? Secondo voi, così, buttatela là. Le sensazioni che vengono generate. Ok. Vengono collegate. Ok, ci sono delle connessioni fondamentalmente. Perfetto, è un fatto istintivo. Senza razionalità, molto bene. Qua volevo portarvi. Noi parliamo moltissimo di istinto, impulso e cose del genere. Noi dobbiamo capire che questa roba, istinto, impulso, istintività appunto, è tutta roba che ha a che fare con la biologia, con un cervello che in cui succedono delle cose. Cerchiamo di capire come funzionano. Perché non ci dedichiamo a questo? Perché se capiamo come funziona quello, molto probabilmente riusciremo a parlare anche meglio con le persone e a comunicare meglio. Comunque, la neocorteccia è quella parte che si occupa di pensare, no? di ragionare. Quindi io incontro una persona, appena la vedo, io non ragiono su com'è quella persona. Non ho i dati razionali per dire mi piace Giovanni, mi piace Michele, mi piace Gilda, Simona. Non ho i dati per capire lei e lei che ragazze sono. Quindi io vi devo... la neocorteccia in quel momento... gira un po' a vuoto, non ha elementi, non ha dati. La neocorteccia si occupa di razionalizzare. Poi sarà molto interessante, se volete, fare anche uno scanning di come siete voi come persone rispetto a quello che esprimete con il volto, perché c'è uno studioso straordinario, si chiama Loewen, Alexander Loewen, uno studioso russo, che ha fatto una categoria delle persone, ha creato, diciamo, una etichettatura delle persone in cinque tipologie principali, e ognuno di noi in qualche modo esprime queste tipologie. Io, guardandovi in qualche modo, questa è una cosa che ho studiato da molto tempo, ho già una piccola idea di chi siete e come vivete nel mondo. Se volete, poi anche nella pausa, cosa del genere, proviamo a capire un po' meglio chi siete. Ma se volete, una cosa anche possiamo fare anche a tipo scherzo. Ecco. Comunque, la neocorteccia pensa, ok, quindi razionalizza. Ah, perché ho detto il fatto della tipologia? Perché una delle tipologie che Loewen ha individuato è quella cosiddetta cerebrale razionale. Alcune persone più di altre tendono a razionalizzare molto. Sono quelle persone, quelle tipiche persone che quando anche entrano in un rapporto di coppia, per esempio, sono quelle che si fanno mille domande. Per esempio, quelle sono, immaginate la scena, lui e lei seduti in macchina, lui che guida, e lei comincia, ma cosa stai pensando? Vi è mai capitato? Tutti, non dite di no perché lo fate sempre. Allora, in quel momento succede nel cervello dell'uomo una cosa che è un animale fondamentalmente, molto primitivo anche, comincia già a preoccuparsi, ora cosa devo dire? E dall'altra parte il cervello razionale della donna, perché nella donna la neocorteccia è molto più sviluppata rispetto all'uomo. Quindi la parte di elaborazione, lei ha detto, lo sapevo. Ho fatto la tipica faccia, lo sapevo che noi siamo più sviluppati. No? Si sa, come diceva il poeta Aragon, la donna è il futuro dell'uomo, ed è effettivamente così. In quel momento gli esseri particolarmente cerebrali, quindi le donne particolarmente cerebrali, cominceranno a farsi 10.000 problemi. Prima neanche di dare un singolo bacio, saranno lì a pensarci per giorni, e dopo quel bacio giorni, giorni e giorni. Perché ho dato quel bacio? Ma volevo darlo davvero così? Lui era ecco, razionale. Lo sto portando un po' sullo scherzo, ma fondamentalmente le persone molto razionali hanno una grande attitudine a cercare di capire le cose. Sono quelle persone anche difficili da... Vabbè, vado troppo lungo così, poi lo dico più tardi. C'è cosa di celebrare. Sono delle persone che hanno una grande diffidenza. Sono persone che hanno una specie di mondo personale che è molto difficile da espugnare, ecco, beh, la parola espugnare, perfetto. Ma una volta che queste persone si aprono, sono persone straordinarie, perché una volta che queste persone si fidano di una persona che reputano al loro pari, sono le persone più straordinarie, più generose anche, che esistano. Però hanno bisogno di fidarsi, hanno bisogno, dopo la razionalizzazione, di sentire dall'altra parte un uguale livello di razionalizzazione. E poi c'è anche un modo di interagire con queste persone, non puoi andare lì e dare la pacca sulla spalla, e ciao, come va? Tutto a posto? No, lo metti a disagio, dimmi. Bravissima, è quello che dicevo prima, sono persone che devi rimanere sempre a un certo standard. Ti danno tanto, ma secondo te posso essere deludito. È fatto. Con un cerebrale, quando perdi la fiducia di un cerebrale, è persa per sempre. A differenza di un emotivo o a differenza di un dominante, come tipologia umana, che sono persone che recuperano, il cerebrale una volta perso è persa. Di solito sono le persone più fredde.
Ecco, sembrano quelle più ferite. Ecco, allora, il problema è questo. Ti chiami, scusa? Michael. Molto Jackson, mi piace. Michael, hai detto una cosa giusta. Nella percezione ci sembrano fredde, ma non è fredde. Beh, ripeto, sarebbe molto lungo parlare, sarebbe bellissimo parlare adesso delle tipologie umane. Se volete, lo faremo anche, però un po' più in là, altrimenti adesso parliamo solo di quella della fine. Però Michael, grazie di questo intervento, perché probabilmente lo conosci bene, il cerebrale lo hai individuato in qualche modo. Per esempio, c'è tutta una scienza, che è la prossemica, che ci insegna come... come anche avvicinarci, come anche mettere a proprio agio una persona cerebrale, piuttosto che una rigida, piuttosto che una dominante e così via. Anche la stretta della mano, per me è fondamentale. Io ogni volta che conosco una persona, la prima cosa che faccio è gli stringo la mano, perché delle informazioni che ti dà una persona stringendoti la mano è una cosa pazzesca, è una specie di screening. Io lo faccio subito e lo vedi. Per esempio lui, questo è il presidente, Nel De Ruggero, quando mi ha dato la mano mi ha dato delle informazioni straordinarie su di lui. Ho capito tantissimo, lui per esempio è un emotivo dipendente molto forte, è una persona che ha bisogno di un grandissimo entusiasmo intorno a lui per essere entusiasta, ma è uno che ha capacità di entusiasmare. Non dire tu. Non rivelare. No, ma lui è un emotivo dipendente, si vede subito, è immediato effettivamente. Mentre postarti il tu sempre, sì. In te c'è un dominante molto forte, in te c'è un emotivo cerebrale. Ognuno di voi comunque esprime qualcosa, anche per lei tu sei chiaramente un'emotiva. Vabbè, comunque. Vedremo dopo. Dopo ti dico chi sei. No, ecco, i maghi hanno qualcosa di te. I maghi, allora, per me, non mi sento assolutamente un mago. Di te, nel senso di capacità. Molte volte i maghi sono dei buoni comunicatori osservatori. Sono osservatori. Io, sapete, vi dico una piccola cosa che vi parla anche di me. Come si fa ad osservare le persone? Io sono una specie di malato, un malato mentale ma serio anche. Dai 14 anni ad oggi, ne ho 41, ho fatto per moltissimi anni un lavoro, io scrivo anche sceneggiature e altre cose. Una delle cose che ho fatto molto nella mia vita è andare nella metropolitana e passare ore a guardare la gente e a scrivere di quelle persone che guardo. Io a casa ho cataste di quaderni sulle persone, che se arriva un giorno la polizia a casa mi prende per uno stalker, un pedofilo, non lo so, qualcosa del genere, perché sono proprio caterve di quaderni sulle persone, perché l'unico modo per conoscere le persone è guardarle continuamente, osservarle. Certo, puoi fare la fine di uno stalker, però non sempre è così. Allora, torniamo un attimo al nostro cervello. Il middle brain è la parte emotiva, la parte del cervello che si occupa fondamentalmente di decodificare emozioni e sentimenti. Anche in quel caso, purtroppo, il maschio ne esce con le ossa rotte, perché anche in quel caso la parte del cervello deputata a emozioni e sentimenti nell'uomo è molto meno sviluppata rispetto alla donna. Anche questi studi scientifici, anche 6 mesi fa l'ultimo studio dell'Harvard University su questo punto, ha dimostrato che il cervello emotivo delle donne è molto più sviluppato rispetto a quello dell'uomo. Quindi quando voi dite a un uomo, tu sei insensibile, non capisci, è solo perché lui è malato. Solo perché lui è meno sviluppato, quindi non ve la prendete con lui. È così, quindi, anzi io dico agli uomini, difendiamoci con la biologia, diciamolo, se non ti capisco abbastanza è perché non c'ho il cervello abbastanza sviluppato. Quindi cominciamo un attimo a mettere a posto le cose. Siamo fregati completamente. Eh sì, altrimenti è sempre uno che tu fai schifo, non lavi i piatti. Certo, la violenza della specie. Assolutamente sì. Se ti identifichi e non hai quel tipo, questa bravissima posizione, la specie non... Vedremo, ti chiami, scusa? Libera, bellissimo nome. Vedremo Libera come il cervello funziona esattamente con questo processo, con questo meccanismo, cioè quello di tenerci in vita, di farci sopravvivere il più possibile. Quindi tutto quello che succederà, anche quando noi compriamo una macchina, in quel momento il cervello ci sta dando un'informazione di tipo sopravvivenza. Ora sembra, detto così, sembra un po' esagerato, ma vedrete come funziona la cosa. Ultimo al cervello, quello che a noi interessa in questi 2 giorni, quello che interessa di più, e qui il cervello del maschio è molto sviluppato, è l'old brain, il cervello antico. È quella parte del cervello che c'è da sempre, è quella che anche il primitivo aveva. Quindi, per capire com'è l'old brain, chi vede di voi Simpson? Allora, chi non vede Simpson, tu non lo vedi? Hai fatto una faccia schifata. No. Ti chiami, scusami. Com'è? Antonella, quando torni a casa... Scarica i Simpson a manetta e guardi dalla prima all'ultima stagione, la 22esima, dove sei arrivato. Nei Simpson c'è più intelligenza e filosofia che in molti libri di filosofia e di psicologia e così via. Tanto che c'è un bellissimo libro, Simpson e Platone, una cosa del genere. La filosofia dei Simpson, bravo, che straordinario. Comunque, ora non voglio portarvela molto a lungo, io amo i Simpson più della mia vita, probabilmente.
Per capire cosa avete voi nel cervello, dovete immaginare che nel vostro cervello, nella parte centrale, c'è Homer Simpson. Homer Simpson è la concretizzazione dell'old brain, del puro old brain, senza parte emotiva, senza parte razionale. Lui è tutto old brain. Dovete immaginare quindi che nel vostro cervello, una parte del vostro cervello vive come vive Homer Simpson. E ora cerchiamo di capire che significa questo. Innanzitutto è la parte del cervello dove è condensato l'istinto. Secondo voi Homer Simpson è istintuale, è istintivo? Sì o no? Sì, lui non ragiona mai sulle cose. Vede una ciambella, ah, ciambella. Non c'è razionalizzazione sul perché quella ciambella può fare male o meno, perché alzarsi dal divano o meno. È tutto istinto. L'old brain è tutto istinto, è quella parte del cervello appunto che ci fa sentire a pelle se una persona ci piace o non ci piace. E perché questo old brain è così? Perché l'old brain si occupa di questo? L'old brain è quella parte del cervello dove è insito, diciamo così, il concetto di istinto di sopravvivenza. È quella parte del cervello che ci permette di rimanere in vita. Vi faccio un esempio per farvi capire bene come funziona l'old brain. Che succede? No, scarica le batterie. Ok, vado. Ricordate tutti quanti, ricordate l'11 settembre? No? Ok, benissimo. Ricordate quando dal grattacielo vedevate queste persone che si lanciavano dal 222esimo piano e diventavano delle poltiglie una volta arrivate giù? Perché una persona si lancia dal 220esimo piano? Perché? C'è una razione... Ma c'è una ragione per cui io mi butto nonostante razionalmente non c'è nessuna possibilità che possa salvarmi. Istintivamente pensa di salvarsi, la speranza e così via. Sapete cosa succede nel cervello di quella persona? Una cosa molto semplice a livello biologico. Si staccano tutti le sinapsi, tutte le i controlli, va, diciamo così, della parte razionale ed emotiva, e prende il comando la parte istintuale, la parte istintiva, l'old brain. Neocorteccia e parte emotiva si spengono e il ponte di comando è preso dall'old brain, il quale cosa fa? L'old brain ha due possibilità. Sì, più o meno. Più o meno Schettino è tutto old brain, no? è tutto Homer Simpson, diciamo così. Che succede quindi? Succede questo, che fondamentalmente l'old brain, allora, chi di voi ama i cani? Spero molti, benissimo. Sapete che i cani hanno, rispetto a quando vedono un pericolo, hanno due tipi di reazioni. Quali sono? O aggrediscono o scappano. C'è un'altra piccola cosa, si chiama freezing, quando il cane aspetta prima di capire. Si chiama freezing, che serve perché loro devono un attimo capire quale delle due situazioni prendere. Però fondamentalmente ha due scelte, scappare o aggredire. Fight o flight. Queste sono le due, si chiamano in inglese fight or flight, cioè vola o combatti. Ecco, il cane è tutto old brain. Gli animali sono old brain fondamentalmente, non hanno la parte di corteccia che permette di razionalizzare. Non dicono, ah, ma quel bassotto però non sarebbe male se lo uscissi stasera a prendere una pizza. Oppure vorrei portare. Non c'è questo, c'è attacco o fuga. Ecco, allora, quando l'old brain prende il comando, c'è attacco o fuga. Cioè, io faccio qualcosa o non la faccio fondamentalmente. In quel momento, davanti al fuoco che brucia, davanti alle torri che stanno per cadere, cosa c'è? La fuga, l'unica via di fuga è è la finestra, si buttano. Però io vorrei cercare di capire, però perché l'old brain funziona in questo modo? Io non mi accontento mai della prima spiegazione, e voi non dovreste mai accontentarvi della prima spiegazione. Io ve lo dico anche a scuola, lo dico sempre agli studenti. La scuola in Italia, sto per dire una parolaccia, non funziona bene. No, sto facendo una parolaccia, peggio di non funziona bene. Ci sono dei professori straordinari, e non lo dico perché non sia qui, però già il fatto che oggi è qui e che vi ha portato qua, fa di lei una professoressa, una di quelle poche che servono veramente alla scuola. In generale, la scuola è veramente una cosa tristissima, da cui, vabbè, basta, non voglio dire altro, è triste, funziona male. Però funziona male anche perché molte volte gli studenti si accontentano di quello che passa al convento. Allora io vi dico una cosa, parentesi, poi la chiudo: non vi accontentate, cercate di aizzare il professore a farvi dare di più, perché è l'unico modo per avere di più, molte volte. Chiusa parentesi. Non accontentiamoci, quindi cerchiamo di capire perché l'old brain funziona in questo modo. Forse è ancora presto per dare questa risposta, però cerchiamo già di cominciare a capire che l'old brain ha una funzione, ripeto, quello di tenerci in vita. Vediamo tra un poco perché. Tutto niente, attacco fuga, già l'ho detto, va bene, ok.
Moltissimi studi degli ultimi anni hanno dimostrato che nei processi in cui noi compriamo qualcosa, in cui noi facciamo una scelta, l'old brain ha molta più importanza nel meccanismo decisionale rispetto alla parte razionale e la parte emotiva. Questa è una cosa interessantissima. Noi compriamo delle cose, anche delle scarpe, un vestito, una sciarpa o una telecamera, molto più spinti da una parte istintiva piuttosto che una parte razionale. Anche se facciamo 10.000 ricerche su Amazon prima di comprare qualcosa, alla fine prenderemo qualcosa che istintivamente ci ha colpito. Qualcuno sta dicendo qualcuno? No. Come, scusa? Tante volte noi compriamo qualcosa che rimane lì nell'armadio poi per tutta la vita. Ti è capitato, vero? Ecco, lei ha detto sì, lo so, sempre. Sempre, un po' mi preoccuperei se sempre, perché butti i soldi, però in effetti. Allora, ora dovrei parlare anche di altre cose, l'amigdala, la paura, ma è un po' troppo lungo, quindi vado un po' avanti. Però se avete voglia di approfondire un po' meglio come funziona il cervello in questo senso, c'è questo bellissimo libro che si chiama Il cervello emotivo di Joseph Ledoux, All'origine delle emozioni, che spiega in maniera molto molto, anche in maniera divulgativa, diciamo così, in che modo il cervello prende le decisioni quando sono le emozioni a prendere il sopravvento. Quindi è molto molto interessante questo libro. Voglio dirvi però una piccola cosa perché mi affascina molto e dovrebbe affascinare anche voi. Noi abbiamo nel cervello, voi conoscete l'amigdala, che cos'è? Sì, l'amigdala. È una ghiandola. Si chiama amigdala perché viene dal greco e significa mandorla, perché ha forma di mandorla, diciamo così. L'amigdala è la responsabile di tutte le nostre paure, le nostre fobie, di tutte le nostre reazioni. Più che delle emozioni, sì, anche, ma più delle paure. È una specie di grande biblioteca delle nostre paure. Voi avete qualche fobia? Spero di sì. Le fobie sono belle, bisogna averle. Che fobia hai tu? Ragni, aracnofobia, perfetto. Zanzare. No, tu zanzare. È la fine, pure le zanzare dappertutto. Zanzare. Non c'è un nome per questa fobia. Cognalo tu, per favore, per la zanzara. La zanzarofobia. Comunque, la fobia. Perché tu hai paura delle zanzare? O tu perché hai paura dei ragni? Te lo sei mai chiesto? Perché mi sento sulla pelle. Appena penso ai ragni, Ti sento sulla pelle. Non è abbastanza come risposta, perché questa è la sensazione che hai. Ma c'è qualcosa nell'amigdala che ti ha fatto comparare la figura del ragno a qualcosa di pericoloso per la tua vita. Un evento passato di cui non abbiamo neanche memoria. Molte delle fobie si formano nel primo anno di vita, addirittura nel primo anno di vita. Qualcosa che succede e che lascia un'impronta, che rimane nell'amigdala. E sapete cosa succede? Quando tu sei per strada oppure sei in una casa e vedi qualcosa vicino al muro, non so se ti è mai capitato, anche se non è un ragno, ma vedi qualcosa che alla lontana potrebbe essere un ragno, il tuo cervello comincia a darti degli impulsi, ti scarichi di adrenalina, cominci, anche se non ti rendi conto, ma il tuo cervello si stacca un attimo fondamentalmente, quindi addirittura non vedi neanche cosa c'è vicino al muro, perché pensi sia un ragno. Cosa è successo? L'amigdala, che è collegata in maniera diretta agli occhi, è collegata con un nervo ottico che va molto più veloce, porta informazioni molto più velocemente rispetto agli altri tipi di nervi, nel momento in cui anche allontanamente vedete che c'è qualcosa che assomiglia a un ragno, arriva l'impulso all'amigdala, sfoglia il catalogo velocemente, ragno, ho paura, devo fare qualcosa. Detto in maniera molto selvaggia, in maniera molto rude. Però anche questo sarebbe da parlare, perché anche l'amigdala influenza moltissimo i nostri modi di comportarci. Ma comunque, ora dovete mettervi bene in testa questa cosa che sto per dirvi. L'old brain ha 6 caratteristiche. Da queste 6 caratteristiche deriva il modo in cui noi siamo come esseri umani, il modo in cui prendiamo decisioni. Uno, egocentrico. Homer Simpson lo è, tra l'altro. Cerca il contrasto. È concreto, ricorda inizio e fine, ha un approccio visivo e reagisce fortemente alle emozioni. Ora vedremo uno per uno che significa queste cose. Ora vi faccio una domanda, però, perché noi dobbiamo capire perché io vi sto dicendo queste cose e perché è vero quello che vi sto per dire. Quando moriremo noi alla fine, è una cosa molto triste sto per dirvi, di cosa moriamo se non moriamo per sfortuna prima, diciamo così? Di vecchiaia. Ma fondamentalmente, la vecchiaia che cos'è alla fine? Accumulo d'errore. Solitudine, è una cosa molto poetica. Ma siccome ci avevano chiesto dei fogli per prendere appunti prima, No, vabbè, io dicevo, perché io non le prendo mai, ma... Di cosa si muore? Lei ha detto di solitudine, è bellissima, però è un po' troppo effettivamente, la solitudine... Si muore nel senso che ti... Allora, posso dirti una cosa? Tu ti chiami, scusa?
Ilaria, voglio aprire una piccolissima parentesi anche per voi ragazzi, veramente, che credo sia interessante, a proposito di morire di solitudine. C'è un posto in Giappone, non so chi vi ama il Giappone, mandateci per favore, perché il Giappone è il posto più bello del mondo in assoluto. Ci sono stato da poco tempo e sono rimasto scioccato dal Giappone. Comunque, ci sono alcuni posti in Giappone dove c'è la più alta media di vita delle persone in assoluto. C'è un posto, un paesino, dove sono stato vicino al Monte Fuji, dove l'età media è 104 anni, l'età media, cioè quindi loro arrivano anche a 120, 115. Sono orecchie grosse, nasi grossi, sono tipo degli hobbit, però un po' più alti. Sapete qual è il segreto? Si sta studiando moltissimo, ogni tanto scusatemi, incarto con le parole, ma è normale. Qual è il segreto della vita dei giapponesi? Molto probabilmente, i giapponesi hanno una loro idea. Loro vivono perché hanno l'ikigai, lo chiamano. Non so se avete mai sentito questa parola, ikigai, una parola bellissima. Ikigai, scusa, cos'è? La parola usata anche nel buddismo, una parola antica giapponese, che significa, non si può tradurre in italiano, a dire la verità, però significa avere uno scopo nella vita, avere una passione. L'ikigai, quando io chiesi a questo signore giapponese cos'era per lui l'ikigai, lui disse l'ikigai è il motivo per cui mi sveglio la mattina. Io lo trovo bellissimo. Molti di noi, purtroppo, anche nelle società, diciamo così, occidentali, si svegliano la mattina, ma senza uno scopo preciso. Si svegliano perché devono svegliarsi. Ikigai significa trovare qualcosa che ci fa bruciare, qualcosa che ci dice, cazzo, devo farla questa cosa oggi. Com'è? È la benzina. E ci tiene vivi questa cosa qui. Molto, è scientificamente stato provato che avere uno scopo, una passione, avere qualcosa che ci tiene in vita in questo modo, ci fa vivere di più. Quindi la solitudine, che diceva Ilaria, ok, Ilaria, giusto, sì, non capivo, Ilario o Ilaria, quello dicevi Ilaria, in qualche modo è vero, la solitudine è una mancanza di scopo, una mancanza di relazioni, di connessioni, in qualche modo una persona sola è una persona che molte volte ha perso il suo ikigai, fondamentalmente, chiudiamo la parentesi ikigai, di cosa muore una persona se non, fondamentalmente, che succede alla persona? Succede, quello succede a qualsiasi elemento che sta che è nella vita, si deteriora, si perde energia, si spegne la batteria, semplicemente quello, alla fine ci spegniamo perché la batteria finisce. Allora, a cosa serve l'old brain? Serve a tenere la batteria il più a lungo accesa possibile, e questo, a questo serve, a nient'altro, serve a farci stare più. Allora, cos'è che per esempio ci fa perdere energia? Secondo voi? La noia. Sì, anche la noia, ma Se io per esempio un giorno, una sera, decido di uscire e andare fuori con gli amici, secondo voi consumo più energia rispetto a stare a casa o no? Ti piace uscire la sera? È una ricarica da un punto di vista emotivo, ma dal punto di vista dell'old brain è uno spreco di energia, è un buttare, perché perdi energie fisiche, perché devi alzarti, devi muoverti, andare via. Sono energie finanziarie, perché quando esci, in modo o nell'altro spendi i soldi. Energie, no, queste due fondamentalmente. Perché Homer Simpson sta sempre su quel divano? Lui è tutto old brain. Il divano è il divano è per lui un modo per non perdere energie. Quindi l'old brain, se fosse per lui, ci terrebbe sempre stretto a quel divano e non ci farebbe acquistare nulla. Tenderebbe quindi a farci rimanere dove siamo fondamentalmente. Ecco. No, non ha senso assolutamente. Non siamo old brain, fortunatamente. Però l'old brain riesco a conquistare quell'obiettivo se poi non sono. Infatti vedremo come non è tutto quello. L'old brain cerca di farci consumare meno energie possibili, che non significa non fare nulla. Vedremo adesso, anche con queste sei caratteristiche. Come? Sì, bravo, il letargo è derivato da quello, il letargo dell'orso, esattamente da quello. Si spegne tutto il resto, l'old brain dice all'orso vai a dormire, perché devi conservare energia, esattamente quello. Se l'orso non andasse in letargo, morirebbe in brevissimo tempo. Allora, cerchiamo di capire perché queste sei caratteristiche sono legate al concetto di risparmiare energie. Allora, uno è egocentrico. L'old brain si sente il centro dell'io, fondamentalmente. All'old brain non gli interessa niente del tuo ragazzo, della tua ragazza, di tua moglie, dei tuoi figli, non gli interessa di nulla se non di se stesso. È la parte più egotica del nostro cervello. È quella che, se adesso ci fosse qui dentro un incendio, tutti i rapporti di amicizia che avete tra di voi, vi volete bene, uscite insieme la sera, però correrete, schiaccerete la persona che vi è vicino. Simona schiaccerebbe la povera, ti chiami? La povera Marica, pur di arrivare a quella porta prima di lei. Non è colpa.
Sì, succede, succede continuamente e ci sembra selvaggio. Oppure avete sentito, no, di molte volte, ci sono anche dei film, gente che si è mangiata a vicenda quando è arrivato il momento di... tipo il film Alive, non so se l'avete mai visto, filmaccio, ma comunque, parla di quello. Allora, in quel momento che succede? Succede che l'old brain se ne frega, stavo dicendo un'altra parolaccia, dico molte parolacce, quindi, però so che c'è lo streaming, quindi cercherò di mantenermi. Se ne frega di tutte le persone che stanno a fianco e dice io mi devo salvare e quindi vado verso quella porta scavalcando chi qualsiasi altra persona. Dal punto di vista dell'old brain è giusto, non ci piace eticamente, ma dell'etica se ne frega l'old brain. Questo tipo di egocentrico è un egocentrico egoista, cioè non un egocentrico che si vuole mettere in mostra, cioè sono due... No, sono due cose diverse, non è psicologico, è biologico. Ora vi dico, ecco, grazie Maria che mi permetti di dire una cosa importante. Perché secondo voi i bambini e gli anziani, sembrano piuttosto egocentrici rispetto alle altre forme di vita? Perché? Per focalizzare l'attenzione su di loro. Però cerchiamo di dirlo biologicamente, cerchiamo di dirlo più scientificamente. I bambini non hanno proprio la capacità di mettersi perché? Dal punto di vista degli altri. Perché? Perché la neocorteccia ancora non è sviluppata. È tutto il brain il bambino. Il bambino se ne frega. Del padre, della madre. Lui vuole mangiare, fare cacca e dormire. Mangiare, fare. Sto pensando a questo perché mi toccherà sta cosa. Quindi... Quando l'old brain, dovete immaginare il cervello un po' come. Sapete che per vedere l'età degli alberi dovete vedere i cerchi concentrici, no? Ecco, il cervello è uguale. Il cervello dovete immaginare come se si sviluppasse in questo modo, fondamentalmente. Quindi questi cerchi sono le connessioni neuronali che fanno sviluppare la neocorteccia. Quindi il bambino piccolo è nei suoi primi anni fondamentalmente è molto più old brain e quindi molto più forte la parte egocentrica della persona. Allora però mi chiedo perché la persona anziana o molto anziana diventa di nuovo egocentrico? Perché? Diminuiscono le sinapsi. Stagione della morte è molto triste, però cosa sì. Però biologicamente che significa, Valentina? Si deteriora la neocorteccia, quindi riemerge. Vedete, è molto semplice. A volte noi facciamo dei problemi psicologici, ma alla fine è molto biologico. Si spengono molte dei neuroni, la neocorteccia si deteriora, l'old brain riprende peso. E quindi a me anziano me ne frega di dire una cosa, tanto va bene, non va male, non fa niente. Bravissimo. Perfetto, esattamente. Cinzio, l'hai detto in maniera straordinaria. Dammi il tu, se no mi sento uno senza sinapsi, diciamo. Ma nel caso in cui una persona soffre di Alzheimer, sì, cioè, che succede? No, hai fatto una domanda molto intelligente e molto bella. Il malato di Alzheimer, infatti, fondamentalmente si occupa della sua sopravvivenza. No, anche se si perde, cose del genere. No, non dimentico di mangiare, non sempre, almeno nei casi gravissimi di Alzheimer, quando viene intaccata anche la amigdala addirittura. Là è uno stadio diverso dell'Alzheimer, però l'Alzheimer in generale intacca fondamentalmente la neocorteccia e la parte emotiva, tant'è che non sono più emotivi, no? Non hanno più connessioni, non sentono anche più l'amore, non sentono l'odio, non sentono più nulla di tutto questo. Però l'old brain c'è, tant'è che la mattina si alzano, vanno in bagno, non si dimentico di andare in bagno, ecco. Conosce persone che non vanno in bagno? No, cioè nel senso, magari, che ne so, le persone più anziane, mm-hmm. Sì. Sì, perché non hanno, allora, però non è perché non vanno più in bagno, diciamo così, ci vanno comunque, ma non hanno più il senso dell'etica, dell'andare verso il bagno per farlo lì, lo fanno così, come lo farebbe un animale. Come farebbe un animale, no? Un cane non ha bisogno di andarsi in un posto specifico per farla. Dove si trova? O un bambino, bravissimo, è quello. Quindi come vedi l'old brain non viene mai intaccato, perché altrimenti lui, se fosse così, quando arriva una macchina, la persona vede la macchina e si butta sotto così, perché invece il malato di Alzheimer ha la capacità ancora di scindere queste cose. Comunque grazie per la domanda, perché effettivamente era giusta. Ok, quindi si occupa di benessere, sopravvivenza e sicurezza. Il old brain si occupa di queste cose. Homer Simpson lo fa questo? Sì, si trova. Sì. Vedete, addirittura dimentica a volte la figlia, la più piccola, Marge. No, Marge, Maggie. Vedi, anch'io lo dimentico. Maggie, dimentica Maggie. Vedi. Allora, cerca il contrasto. L'old brain cerca continuamente il contrasto. Prima, dopo, con senso, lento, veloce. Secondo voi perché? Ora ve lo faccio vedere subito. Svolto in 24 ore.
non si rompe mai. Questi concetti per l'Old Brain sono concreti. Svolto in 24 ore, per noi sappiamo cosa significa. Oppure questa parola che l'Old Brain adora. Fatto a mano, per esempio, anche quello va benissimo. Infatti per questo noi siamo subito portati a dire che è qualcosa che funziona. Meditare è un altro processo di cerebrale, però ci siamo quasi. Non si rompe mai, fa veramente godere l'Old Brain, sta lì, non si rompe mai. Immaginate che vi dico, vivendo un computer che non si rompe mai. Mi dà sicurezza, certezza della cosa. Non esiste innanzitutto, però immaginate che esista una cosa del genere, non si rompe mai, è una cosa che veramente è Homer Simpson con la saliva, che arriva fino a terra e fa il laghetto, quello è. Oppure, perché per esempio noi, perché in un momento della scena, uomo e donna, quelli di prima nella macchina, lui dice a lei, ti amerò per sempre. Lei dice forse. Lei, anche se sa razionalmente che quel per sempre non significa niente, però in quel momento è la donna più felice del mondo, così come l'uomo, uguale. Perché? Non perché siamo esseri così che si illudono, perché semplicemente quel messaggio è andato a finire direttamente all'Old Brain. È il per sempre, qualcosa che non finisce mai. È l'Old Brain gode, è la saliva scende sul pavimento. Quello è. Libera. Come fa questo concetto sì. a sposarsi con l'arte? Cioè, se io devo vendere arte o una forma d'arte, sì. come mi posso collegare a questo? Perché prima di rispondere ti devo sì. sì, prego. Una bella domanda, tra l'altro, una domanda molto complessa. Lo so. Tra le altre cose, dipingo. Ah, ok. Sì. Qualche lavoro. Bello, ma come hai fatto? Che tecnica? Mm-hmm. Vedi, questa è la concretezza, prima cosa. Questa è la concretezza del cervello, come l'hai fatto? Non tanto che cosa c'è, ma cosa come l'hai fatto? Bello, sì. E come l'hai fatto? Che tecnica hai usato? Sì. È olio, è arte digitale. Ah, lo so perché? Perché l'arte perché il digitale non è concreto. Esattamente quello. Allora, come si fa a vendere l'arte? Questo è un discorso molto complesso che non possiamo affrontare già adesso, ancora io non ho ancora detto nulla di neuromarketing, sto proprio alla base, e lo so che il tempo sta passando, però io devo purtroppo darvi le basi, perché altrimenti non serve a nulla parlare di pubblicità e cose del genere. Però ti posso dare una prima risposta, che l'arte è un prodotto come tutti quanti gli altri, che però ha una difficoltà in più. L'arte non è percepita come necessaria dall'Old Brain, non è percepita come qualcosa che serve alla nostra sopravvivenza, fondamentalmente. Quindi essendo un surplus, così come la cultura, va più in quella emozionale. È per questo che l'arte da sempre è in crisi, da un punto di vista commerciale, perché all'era di Old Brain l'arte è percepita come poco concreta, come poco funzionale e poco legata al benessere. Quando è che l'arte comincia a vendere? Quando in qualche modo è legata al benessere. Faccio un esempio. Io compro un quadro perché so che quel quadro poi un giorno avrà un valore. In quel momento sto facendo qualcosa per la mia sopravvivenza, tra virgolette, perché è legata alla parte economica, non più alla parte puramente estetica del quadro. Quindi funziona l'arte nel momento in cui io la percepisco come utile, come concreta. Questa è la prima cosa che posso dirti, libera. Poi nel corso di questi due giorni vedremo tante altre cose. È molto altissimo ognuno di fame, in effetti. Questo è vero. Dimmi. Questione, siamo in cerca della bellezza, non tutti però, ti dico la verità, non tutti. Io mi batto moltissimo per la cerca della bellezza, che per me è lo scopo della mia vita. L'ikigai per il mio è la bellezza, sinceramente. Molte persone non sono abituate alla bellezza, non vedranno nella bellezza una possibilità di salvezza, fondamentalmente. Allora, prova ad andare a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e poi dimmi se loro cercano la bellezza. Per dirtene una soltanto. Chi in qualche modo è educato alla bellezza, no? Chi è educato alla bellezza, quello sicuramente... Però vedremo che quello che tu dici è interessante, perché la bellezza può diventare una risorsa, per alcuni è percepita come una risorsa vitale, fondamentalmente. Per alcuni, ma purtroppo non per tutti, quello è il problema. Stai dicendo qualcosa, Valentina? No, la bellezza è comunque soggettiva. Anche quello sicuramente sì, ma un po' tutto è soggettivo, ma comunque vedremo. Ok, 10 minuti alla pausa. Che Ruggero non ce la fa più, che ha bisogno della pausa. Allora, siete stanchi? No. Siamo pronti ad andare ancora un po' avanti. Siamo ok. La crisi di astinenza della sigaretta. Lo so.
ricorda inizio e fine. Perché secondo voi l'old brain ricorda inizio e fine? Perché inizia? Ah, questo è fondamentale. Chi di voi farà comunicazione nella vita, qualsiasi tipo di comunicazione, la prima regola che dovrà imparare è che il massimo dell'attenzione delle persone è all'inizio e alla fine. Quello che c'è in mezzo si legge o non si legge. Molto inizio e fine. Per questo è l'importanza dei titoli, per questo è l'importanza, beh, questo sarebbe anche molto lungo come discorso, però cominciate a capire che è importante l'inizio e la fine. Perché secondo voi è importante inizio e fine per l'old brain? Cerchiamo quindi di spiegarcela biologicamente questa cosa. Perché? Perché hanno un impatto diverso. Sicuramente. No, 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 no. No, sono le due parti più importanti di, un, di un'interazione, ecco, diciamo così. L'inizio sono rilassati, alla fine vogliono andare via. Tu dici che sono rilassati all'inizio le persone. Fatto, provate a fare un esperimento adesso. Fate un esperimento. Voi entrate qui dentro, c'è già tutta la... Una delle cose peggiori che può succedere, io credo. Ora sono sparito dalla, dallo streaming, penso. Quindi, ok. Ritorno nello streaming. Sono tornato. Una delle cose peggiori che può succedere, almeno a me succede, non so se anche a voi, prova disagio, è arrivare ad una festa già cominciata. Sì, tristezza. È brutto. Bravo, vedi, è brutto. È brutto, è un disagio. Ecco, allora, cerchiamo di capire perché arrivare ad una festa già iniziata è brutto. C'è un motivo biologico anche lì, di old brain, semplicemente. E cosa significa sentirsi in imbarazzo? Per il cervello non si difende sentirsi. Ancora non si è ambientato. Sentire attenzione addosso, perfetto. Tutta roba che l'old brain fa molto male. Fa molto male. Sapete perché? Vi spiego subito. Quando io entro da quella porta c'è già della gente, fondamentalmente, il mio livello di attenzione è altissimo, perché cerco di percepire il modo in cui io devo adeguarmi a, quello, a, quello, a quel nuovo ambiente. Per questo però la mia attenzione è massima, nel momento in cui io entro da quella porta, la mia attenzione è ai massimi livelli, perché i livelli di endorfine, tutte le varie cose che poi... forse riusciremo a vedere, tutta la parte ormonale, e ai massimi livelli, perché quando comincia una nuova interazione c'è il massimo del pericolo. L'imbarazzo di cui parliamo è, se andiamo all'impronta biologica, è pericolo, nel senso che non so quello che mi accadrà, non nel senso che mi uccidono o cose del genere, però biologicamente nel cervello c'è l'idea che se io arrivo in un posto che non conosco, non so cosa succede. Tutto deriva da quando eravamo primitivi, perché se io andavo in una caverna di cui non conoscevo chi c'era dentro, avevo il rischio di essere ucciso. Questa cosa si è tramandata nel cervello, a livello di informazioni di DNA, e alla fine se io entro in una festa già cominciata, entro in un posto che per me è potenzialmente pericoloso. Semplicemente quello. A livello biologico, eh. Ora, è abbastanza soggettivo, perché dipende da che tipo di esperienza hai avuto anche nella vita, anche quello ti aiuta molto. Però in generale, una cosa è sicura, Michael, una cosa è sicura, il cervello è al massimo dell'attenzione. Ora può essere stressato o meno, non è quello il problema. Quando entriamo in discoteca, poi faccio un esempio, andiamo in discoteca, cosa facciamo? La prima cosa che facciamo quando guardiamo, o in una festa, che facciamo? Cerchiamo persone conosciute. Bravissima, cerchiamo persone conosciute, cerchiamo un appiglio, un appoggio, e quando la vediamo noi amiamo quella persona, siamo pronti a sposarla, a vivere per lei per sempre, o con lui per sempre. Anche se l'abbiamo... Oppure altri entrano e vedo il bancone degli alcolici, sono due tipologie, diciamo. Però tu fai la seconda parte, no? Sì, un po'. Ah, tu, bene, mi fa piacere che lo ammetti con un certo candore. Ok, comunque, questo, noi cerchiamo un appiglio. L'old brain cerca qualcosa di familiare, di concreto, qualcosa che mi faccia uscire fuori da questa problematica, diciamo così. Ora vi do l'ultimo esempio, poi credo più o meno andiamo in pausa. I film horror. A voi piacciono? Sì. Dovrebbero piacere perché sono bellissimi. Scena. La signora, che poi è sempre una ragazza ben vestita, scende nello scantinato. Sempre uno scantinato, poi c'è. Sempre. Scricchioli, vento, porte che si muovono, è lei che scende. Che succede in quel momento? Voi spettatori come state? Come tu chiudi gli occhi, quindi lo vedi benissimo il film, te lo fai raccontare, molto bello. Però chiudi gli occhi, vedete, ma guardate quanto è bello il cervello, perché è semplice fondamentalmente alla fine. Lei chiude gli occhi, perché è dagli occhi che passano i nostri stimoli, che ci dicono di aver paura o meno. Tu stai staccando l'amigdala in quel momento, te l'ho detto prima che era attaccata al nervo ottico. Quindi chiudi gli occhi per staccare l'amigdala fondamentalmente. È un processo di old brain. Comunque, siamo in ansia. Che senso? Che cos'è l'ansia o lo stress? Noi anche usiamo parole a volte in maniera un po' generica. L'ansia e la stress, fondamentalmente, è un livello di attenzione altissimo dell'old brain, che va in fibrillazione e la parte razionale smette di pensare. Quella è l'ansia fondamentalmente. Comunque la donna scende, l'ansia sale, quindi il livello di attenzione è il massimo. E noi come spettatori siamo al massimo dell'attenzione, guardiamo tutto se ci fate caso. Cerchiamo di capire se dietro quella tenda c'è un mostro, se c'è un vampiro lì, guarda, lei già sa che c'è il mostro. Ma anche la donna che scende, anche l'attrice che sta scendendo, cioè anche il personaggio sta scendendo, ha in quel momento il massimo dell'attenzione. E infatti che succede? Lei arriva giù alle scale, c'è un po' di buio,
Cosa succede in quel momento? Si chiude la porta, sbanda. Ma c'è qualcuno in quel momento? No. Quasi mai c'è il momento del pericolo che si concretizza in quel momento. Anzi, lei accende la luce. In quel momento in cui accende la luce, è tutto, si tranquillizza, l'old brain si abbassa e in quel momento arriva la mazzata. In quel momento arriva il serial killer che ti strappa la testa o le visce. Sempre, è un meccanismo molto semplice. Prego, può essere, ma tanti, hai cercato un maestro in questo? Perché fondamentalmente che succede in quel momento? Perché arriva in quel momento la mazzata? Perché in quel momento arriva Michael Myers o Freddy Krueger a strapparti la vita? Perché ti sei rilassato? L'old brain, il livello di attenzione si è abbassato, quindi perciò ricorda inizio e fine, perché dopo questa parte iniziale c'è il momento di rilassamento. Il nostro cervello non potrebbe essere sempre massimi di attenzione. Quindi dico anche ai professori, quando si mettono lì alla cattedra e cominciano a spiegare, e dopo 25 secondi, non di più, il cervello degli studenti sta pensando a delle caprette che si muovono sui monti, o degli hamburger, oppure a qualsiasi altra cosa voi pensate, al panino di Homer. Non è colpa dei ragazzi, fondamentalmente, è colpa del fatto che il livello di attenzione non è stato. È come se non ci fosse un continuo inizio, fondamentalmente. È come se non ci fosse un continuo sviluppo, ma sono quei persone aprono questi, già che fanno rumore questi libri, tom, i sepolcri. E cominciamo con Foscolo, diciamo. Lei è addolorata. Che già, una letteratura italiana in cui il massimo a cui arriviamo sono i sepolcri, fa capire qual è lo spirito nazionale che abbiamo. Ok. Quindi questa è una problematica molto forte. L'attenzione del nostro old brain scivola dopo un po'. Se io adesso, oggi, io vi guardo e vedo in molti di voi una forte attenzione, ancora adesso, dopo un paio di ore che siamo insieme più o meno, guardo questo e mi chiedo, dico, perché questo funziona? Allora, mi chiedo, dico un'altra cosa, se io avessi cominciato questo corso cominciando a parlare di chi sono, di quanto bella è la mia vita e tutto il resto, per mezz'ora, voi dopo 27 secondi stavate pensando a quelle caprette di cui prima. Quello è il problema. Allora bisogna dare alle persone continuamente questi picchi di endorfine e di adrenalina, continuamente, anche nel cambio di toni, anche nel raccontare un aneddoto, cioè bisogna creare dei continui inizi, fondamentalmente. Questo è il concetto di comunicazione anche nel parlare in pubblico. Pausa? Sì, possiamo fare una pausa perché in diretta. No, scusa un secondo. No, vabbè, Michele, vai. Io non ho voglia di fare pausa, però. Sì, assolutamente sì. Come, io non vorrei svelare le cose, non vorrei svelare quello che faccio, ma anche chiedere semplicemente il nome di una persona serve a creare una connessione. Perché se io non so chi siete, a parte che io adoro conoscere le persone, quindi per me il nome è la prima porta per arrivare alla persona, fondamentalmente. Ma se io, Michele, non avessi creato questa connessione con te, molto probabilmente ti saresti perso, perché quando c'è una comunicazione uno tanti, è molto facile che i tanti se ne vanno via per strada. Allora io devo essere sempre uno uno con ognuno di voi, fondamentalmente. Poi logico, io vedo alcuni di voi che sono più connessi, altri meno, ma quello è normale, fondamentalmente. Ok, pausa, ma io sono qua, quindi se avete domande, tanto per me la pausa non esiste, quindi sì. Per la diretta streaming ritorniamo fra un quarto d'ora. Mangiate un bel panino con la mortadella Andate. Mi darà appena di Thank you.